Buongiorno, in vista delle prossime elezioni del 20 e del 21 settembre suggerisco alla nostra amministrazione di trovare dei luoghi alternativi, io alcuni ne ho pensati e ne ho scritti, proprio per dare l'opportunità ai nostri alunni di iniziare un ciclo di studi veramente completo, sperando che poi il Covid non ci metta anche questa volta lo zampino. Non siamo noi dell'amministrazione ad ostacolare il corso di studi dei nostri ragazzi. Hanno bisogno di stare insieme, di apprendere e quindi di crescere nelle loro aule scolastiche. Buon anno scolastico a tutti, approfitto per augurare ciò a tutti i ragazzi e soprattutto buone lezioni anche a tutti i candidati. Sì, tu praticamente le scuole le vorresti aperte. Io vorrei, e allora dove facciamo le lezioni? Io vorrei, come ti ho scritto in quel messaggio, usare delle stanze, delle strutture comunali e non alternative, che comunque sono a tutti gli effetti valide, dove poter svolgere regolarmente le lezioni, lasciando liberi gli alunni nelle loro aule. Sì, fai un esempio. Un esempio, c'è la palestra accanto all'ospedale che potrebbe essere utilizzata, ad esempio, per due o più sezioni. Io che sono a San Claudio so che il circolo è chiuso, quindi, e ci sono due porte, una in entrata, una in uscita, quindi le due sezioni, la sezione numero 11 e la sezione numero 15, potrebbero entrambe coesistere in questa sala. A Colbucaro so che ci sono accanto alla nuova chiesa tre grandi aule del catechismo. A Colbucaro sono semplicemente due le sezioni, quindi si potrebbero sistemare tranquillamente lì. Alla zona industriale ci sono due sezioni elettorali, potrebbero essere messe tranquillamente nel palazzetto, che è molto ampio. Quindi le strutture non mancano. Per il centro storico sto pensando al Palazzo Pippo, l'ex Mercato delle Erbe. Quindi le strutture ci sono, c'è l'Enauli, c'è la palestra dell'Ipsia, le strutture ci sono. È importante la volontà di realizzare questo progetto, che è per i nostri figli, che saranno il nostro futuro. Sì, ma è giusto quello che dici, perché riaprono le aule e dopo le chiudono subito. Ecco, o la scuola apriva direttamente dopo le lezioni, allora aveva un senso, ma aprendo la scuola il 14 non è possibile iniziare, mandare a casa i bambini, sanificare, allestire, risanificare e far ritornare i bambini, perché minimo perdono 4 giorni di scuola e penso che non sia opportuno far perdere altri 4 giorni ai ragazzi. Bene, grazie, l'abbiamo presa mentre sta andando al lavoro. Grazie, grazie. Buona giornata, arrivederci. Ciao, ciao, a tutti. Ciao.